Pace del Signore, vogliamo ancora continuare nelle riflessioni della parola di Dio, vogliamo immergerci nel fiume dell'acqua della vita che esce dal trono di Dio, che è la sua parola, amen? Che è il fiume della verità, della parola di Dio, dello Spirito di Dio. Vogliamo immergerci ancora in questo momento, in quel fiume, per essere lavati, purificati, rigenerati, rinnovati mediante l'acqua della vita. Amen, cari nel Signore. Vi invito ad aprire il Salmo 51. Vogliamo continuare nella riflessione di questo salmo che è uno dei salmi più importanti, possiamo dire, della parola di Dio, in cui il salmista chiedeva il perdono, la purificazione, la restaurazione, dopo che lui cadde in peccato, cadde nell'adulterio, purtroppo tutti conosciamo la storia. Allora Davide in questo salmo si pentì e chiedeva a Dio con tutto il cuore, ferventemente, chiedeva il perdono, amen? Chiedeva la purificazione. E come dice nel verso 10, che continuiamo a leggere, Salmo 51, verso 10, il salmista chiedeva a Dio di creare in lui un cuore puro. Alleluia. Quanto bisogno che abbiamo, fratelli. Ecco perché ho detto che è uno dei salmi più importanti. Perché qui ci insegna che noi dobbiamo chiedere a Dio di darci un cuore puro. E Dio è potente da trasformare ogni cuore, da fare veramente una potente trasformazione nel nostro cuore. O Dio crea in me un cuore puro e rinnova, dice, dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi, alleluia, dalla tua presenza. E non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso. Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Alleluia. Questo è quello che abbiamo bisogno da parte di Dio. Di avere un cuore puro, gloria al Signore. Amen. Abbiamo bisogno che Dio metta in noi un cuore puro. Alleluia, questo abbiamo bisogno. Perché tutto il resto è superfluo, tutto il resto è secondario, tutto il resto è passeggero. Noi dobbiamo avere da parte di Dio un cuore puro. Questo è quello che abbiamo bisogno. Amen. Un cuore puro è ciò che ci renderà saldi nella presenza di Dio. Amen. Nel verso 11 il salmista diceva: non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Fratelli, soltanto con un cuore puro noi possiamo stare nella presenza di Dio. Se il tuo cuore o se il mio cuore non è puro, noi non possiamo stare nella presenza di Dio. Bisogna avere un cuore puro per stare nella presenza di Dio, per essere pieni della presenza di Dio, per essere ripieni dello Spirito di Dio. Dobbiamo avere un cuore puro. Se il tuo cuore non è puro, tu non puoi stare nella presenza di Dio, né tantomeno potrai essere ripieno dello Spirito Santo. Ecco perché il salmista chiedeva: dammi, oh Dio, crea in me un cuore puro. Fammi avere un cuore puro, Signore. Abbi pietà di me, purificami. Metti in me un cuore puro, Signore. Non rigettarmi dalla tua presenza. L'unico modo per stare saldi nella presenza di Dio è mediante un cuore puro.
L'unico modo per essere ripieni dello Spirito Santo è avere un cuore puro. Ecco perché l'importanza di questo salmo, l'importanza di questa parola, l'importanza di avere un cuore puro. Se tu non hai un cuore puro, non potrai stare nella presenza di Dio. Non potrai vedere la faccia di Dio. Non potrai essere ripieno di Spirito Santo. E come dice nel verso 12, non potrai sentire o gustare o avere la gioia della sua salvezza. Se il tuo cuore non è puro, non puoi avere la gioia, ma ci sarà tristezza, abbattimento, angoscia, negatività, pesantezza. Ci sarà tutto ciò che non viene da Dio, se il tuo cuore o il mio cuore non sono puri. Perciò noi dobbiamo avere, desiderare di avere un cuore puro. Solo così potremo gustare, amen, assaporare, sperimentare del continuo la gioia della sua salvezza. Amen. Ed essere sostenuti da uno spirito volenteroso. A me, uno spirito volenteroso, fratelli, è essenziale per servire Dio volenterosamente, per servire Dio con forza, con vigore, con determinazione. Abbiamo bisogno, alleluia, di avere uno spirito volenteroso, ma se il tuo cuore non è puro, non puoi avere uno spirito volenteroso. Ma sarai abbattuto, sarai fiacco, sarai schiacciato dai tuoi pesi, dai tuoi peccati, dall'impurità del tuo cuore. Perciò, fratelli, facciamoci purificare dal Signore, facciamo purificare i nostri cuori, chiediamo a Lui di darci un cuore puro e noi stessi rifiutiamo, scacciamo via da noi ogni sentimento malvagio, ogni desiderio malvagio, ogni pensiero che non viene dal Signore. Così potremo sperimentare la gioia della sua salvezza. Se non c'è la gioia della salvezza, c'è la tristezza della perdizione. O tu hai la gioia della salvezza o hai la tristezza della perdizione. Ma noi vogliamo avere la gioia della salvezza. Alleluia, la gioia della sua presenza, la gioia del Signore è la nostra forza. Vedete, la gioia della salvezza e uno spirito volenteroso vanno insieme. Fratelli, noi dobbiamo essere ripieni di gioia dello Spirito Santo, ma dobbiamo avere un cuore puro. La gioia della salvezza non può abitare, non può trovarsi in un cuore sporco, in un cuore contaminato, in un cuore macchiato dai peccati. Perciò facciamoci purificare, così avremo la gioia della salvezza che abbonderà, avremo uno spirito volenteroso da parte di Dio e allora, mediante un cuore puro, mediante lo spirito di Dio, come dice nel verso 13, allora potremo insegnare le sue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te, avendo un cuore puro, avendo la pienezza dello Spirito Santo, avendo la gioia della salvezza, avendo uno spirito volenteroso, noi vedremo le persone che si convertiranno. Quando parleremo a Cristo, perché avremo l'unzione, quando parleremo di Cristo, quando parleremo del regno di Dio, ci sarà l'unzione nella nostra vita. E i peccatori saranno toccati. Le anime saranno toccate, i cuori si arrenderanno al Signore. Ma noi dobbiamo avere la pienezza dell'unzione, dello Spirito di Dio. Dobbiamo avere uno spirito volenteroso. E allora insegneremo le vie del Signore ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Perché a volte non vediamo dei risultati nell'evangelizzazione o quando parliamo a qualcuno? Perché a volte i nostri cuori non sono puri davanti a Dio. Perché a volte ancora diamo spazio ai pensieri,
che non vengono da Dio, alle attitudini, ai sentimenti che non vengono da Dio, ma noi vogliamo chiedere a Dio: purifica i nostri cuori, Signore, e vogliamo rigettare da noi ogni sentimento malvagio. Padre, in questo momento ti prego, insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, purifica i nostri cuori da ogni impurità, da ogni malizia, da ogni sporcizia, da ogni peccato, da ogni sentimento malvagio, da ogni, Signore, cosa che non ti appartiene. Lavaci, Padre, col sangue di Gesù. Purifica i nostri cuori, metti un cuore puro, uno spirito saldo, riempici della tua presenza, riempici del tuo spirito di Dio, del tuo spirito santo. Oh Dio, riempici del tuo spirito, Padre. Allontana ogni male dai nostri cuori. Alleluia. Facci avere un cuore puro, Signore, un cuore sincero, un cuore umile, Padre. Un cuore ripieno della gioia della salvezza e di uno spirito volenteroso. Padre, guidaci, lavaci, santificaci. Ti chiediamo perdono ancora di ogni peccato. Lava i nostri cuori. Facci avere un cuore puro come tu vuoi, Signore. Alleluia. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Alleluia, nel nome di Gesù. Un cuore puro, alleluia. Oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. Oh Dio, crea in me un cuore, amen, un cuore puro, Signore, nel nome di Gesù, e metti dentro di me uno spirito nuovo. Non rigettarmi dalla tua presenza, fammi restare con te. In comunione, rendimi la gioia della tua salve. Sì, Spirito Santo, crea dentro di me uno spirito Alleluia, sì, Signore, allontana ogni male dalle nostre vite. Rema la scoria, dai. Fai risplendere la luce della tua santità, della tua presenza, Signore. Ci umiliamo se c'è qualche peccato nascosto, se c'è qualche peccato occulto che nemmeno noi sappiamo di avere. Sì, Signore, lavaci. Abbi misericordia, purificaci completamente, allontana ogni ostacolo, ogni male, ogni contaminazione dalle nostre vite. Lavaci, Padre, alleluia. Metti in noi il tuo amore, i tuoi sentimenti, le tue virtù, Signore. Facci avere un cuore puro. Signore, scaccia via ogni male, ogni contaminazione di questa carne, di questo mondo. Facci avere un cuore sincero, un cuore che ti teme, Signore, un cuore che ti ama, un cuore ripieno della tua presenza. Alleluia. Opera una potente trasformazione nella tua chiesa, in ogni fratello, in ogni sorella, in ogni luogo, nel nome di Gesù. Perché questo è il vero risveglio, Padre, la purezza e la santità nei nostri cuori. La trasformazione nei nostri cuori. Alleluia. Lasciamo ogni peso ai tuoi piedi. Lasciamo ogni cosa ai tuoi piedi. Alleluia, grazie. Grazie. Malahais. Nel nome glorioso di Gesù. Alleluia. Continua a operare. Continua, Signore, a illuminare.
Gloria, gloria a tutto il tuo popolo, Padre. Fai una cosa nuova, alleluia, in questi ultimi tempi. Aiutaci a essere svegli, vigilanti, consacrati a te, per dedicarci a te, a cercare la tua faccia, alla preghiera. Signore, nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Alleluia nel nome di Gesù. Grazie Padre, gloria a Dio, grazie gloria, Padre, gloria, gloria. Nel nome di Gesù, alleluia.